sull'esempio di Gesù. E perché questo deserto? Il deserto non è fine a se stesso. Il deserto è per riacquistare il senso dell'udito, il senso dell'ascolto. Sant'Angelo ha vissuto nel Carmelo prima di approdare in Sicilia e vivendo nel Carmelo ha vissuto la regola di Sant'Alberto che mette al centro proprio questa vita di solitudine con il Signore, questa vita di ascolto perseverante, di ascolto assiduo, giorno e notte meditare la legge del Signore. L'ascolto è la facoltà che è più importante per noi, per il nostro rapporto con Dio. Dio comincia sempre così, col suo popolo. Ascolta Israele, ascolta ciò che ti dico, ascolta i miei precetti, perché questi ti faranno felici. Ascolta e ricorda quello che ti ho detto. Amerai il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. L'ascolto è importante. Gesù, dopo aver spiegato la parabola al seminatore, raccomanda: badate a come ascoltate. È molto importante, perché dalla misura con cui voi misurate, cioè dalla intensità e dalla accoglienza che voi fate alla parola, da questo sarete misurati anche voi, sarà misurata la vostra vita, sarà misurata la vostra felicità. Allora la solitudine è per creare questo spazio, in qualche modo libero da occupazioni, per una santa occupazione spirituale, e cioè l'ascolto della parola di Dio. Meditare giorno e notte la legge del Signore significava non tanto stare con l'intelligenza sulla parola, ma starci con tutto se stessi, starci con il cuore, perché meditare significava apprendere la parola, cercare quasi di imparare la memoria, ripeterla a se stessi tutto il giorno, anche durante il lavoro manuale, in modo tale che Dio fosse sempre presente in qualunque azione. Questa è la vita che Sant'Angelo ha vissuto prima di svolgere la sua attività nel mondo, la sua attività in Sicilia. Questa è la preparazione che rende il cuore libero, pronto e ricco di Dio per poter donare agli altri. L'ascolto è importante anche per i nostri rapporti di comunione. Noi non diamo troppo facilmente, non crediamo troppo facilmente di saper ascoltare, perché saper ascoltare vuol dire vuotarsi di se stessi, vuol dire non mettere nessuna barriera alla parola che ci viene da Dio, che ci viene dal prossimo. Guardare esattamente e fare attenzione esattamente alla parola che ci viene da Dio, perché possa scavare in noi, perché possa rivelarci a noi stessi. Ecco, questo è l'ascolto che Sant'Angelo di Licata ha avuto, e questo è che ha portato il suo frutto. Per questo motivo ha potuto svolgere la sua missione apostolica. Per questo motivo ha potuto accettare il martirio, e per questa parola di Gesù che si era profondamente radicata in lui ha potuto perdonare il suo uccisore. Proprio come la prima lettura ci fa vedere oggi nel primo martire di Stefano. Stefano rimprovera i suoi correligionari, gli ebrei, che l'hanno preso per lapidarlo, li rimprovera perché tutta la storia di Israele con Dio non è bastato a entrare per entrare nel loro cuore. Circoncisi di orecchie e di cuore, non avete né ascoltato con le orecchie e né ascoltato con il cuore, perché
soprattutto che si prende la parola del Signore. E così è, cioè avete un orecchio da pagani, perché non siete capaci di ascoltare, di capire la parola del Signore. L'ascolto poi è parola che entra nel nostro cuore e deve cambiare il cuore, deve trasformare il cuore. E qui dall'ascolto che diventa preghiera, dall'ascolto che diventa presenza continua di Dio nella nostra vita, presenza di giudizio delle nostre azioni, presenza di scelte per le scelte, presenza di discernimento, e diventa orazione, diventa colloquio con Lui. E gli antichi, anche al tempo dei nostri primi carmelitani, non meditavano solamente con la mente, ma dicevano forte qua se stessi con le parole, perché volevano imprimere persino nei muscoli della lingua, nei muscoli del proprio cuore, del proprio udito, la parola del Signore. In questo modo la prendevano quasi a memoria, apprendevano la scrittura, specialmente i versetti dei Salmi a memoria, e questi tornavano in mente tutto il giorno, e questi permettevano di sentire la presenza del Signore in qualsiasi momento. L'ascolto allora porta all'orazione, porta alla preghiera sempre più intensa, al senso della presenza del Signore, e perciò porta a contemplare la sua presenza in mezzo a noi, porta a contemplare sempre più profondamente e a credere che Lui è in mezzo a noi e che Lui ci guida e che Lui soprattutto ci sta continuamente mostrando il suo amore. Contemplazione vuol dire, sì, prima di tutto uno sguardo più acuto, uno sguardo più attento, più profondo, anche perdono, soprattutto perdono del Signore alla sua parola, una penetrazione però anche della realtà che ci circonda, di una realtà che non ci prende alla sprovvista, distratti, non ci prende solo come capaci di reagire esternamente, ma ci fa guardare al di là delle apparenze, ci fa guardare quello che il Signore sta dicendo con gli eventi e ci fa vedere ogni momento. Ecco, per esempio, il momento che stiamo vivendo. Altro è vederlo così attraverso i giornali, i telegiornali, le varie diatribe, e altro è vederlo con gli occhi di Dio, vederlo che cosa mi vuoi dire, Signore? Cosa devo imparare da questo? Ecco, la contemplazione vuol dire andare in profondità nelle cose e soprattutto in profondità di se stesso. Vuol dire che piano piano la parola diventa veramente la nostra luce, luce ai nostri passi, veramente diventa il nostro criterio di giudizio, e piano piano addirittura sentiamo il gusto di padri. I monaci medievali parlano di gusto del palato del cuore, cioè come abbiamo i sensi esterni, così abbiamo dei sensi interni, e il cuore ha il suo palato, ha il suo gusto, e gustare la dolcezza del Signore, gustare la parola di Dio, come dice il Salmo 118, le tue parole sono dolci come il miele, questo è contemplazione, vuol dire che il Signore ha cominciato a farmi sentire il gusto della sua presenza, che sia continuato, sia momentaneo, però non posso più dimenticare che la mia felicità è stare con Lui. E questo non è che mi estranea, la contemplazione non mi estranea dal rapporto col prossimo, anzi, dicevano gli antichi eremiti, noi siamo separati da tutti per ritrovare noi stessi, per parlare con il Signore, per essere uniti in vera comunione con gli altri, perché spesso i nostri rapporti sono
sono soltanto superficiali, apparenti, mentre alla luce della parola di Dio, alla luce di ciò che vediamo anche in noi, che può essere di quello, tutto quello che può essere ostacolo alla nostra comunicazione, alla nostra comunione con gli altri, e liberandoci da questo entriamo veramente in comunione con gli altri. E allora si vede spesso che proprio i mistici, proprio quelli che gustano la presenza di Dio e che hanno in sé ormai la parola di Dio come guida, proprio quelli sono i più attivi. Quando il beato Angelo Paoli dice: se vuoi vedere Dio vai dal povero, non sta dicendo una frase qualsiasi, sta dicendo che lui, al di là degli stracci, della povertà, qualche volta anche della ignoranza, lui vede cosa c'è nel cuore dell'uomo, vede la luce e la parola creatrice di Dio, vede l'immagine di Dio. E questa è contemplazione. Oggi anche nella prima lettura sentiamo che Stefano, proprio mentre sta per essere ucciso, dice: contempla, contempla i cieli, cioè guarda in profondità la sua vita in questo momento agli occhi di Dio, guarda i cieli e vede Gesù che è stato crocifisso, ma ora ha la stessa potenza del Padre, è alla destra del Padre. E poi lo dice a voce alta: contemplo i cieli e il Figlio dell'uomo che sta alla sua destra. Quelli che lo stavano per uccidere gridano come fosse una bestemmia. In realtà era lo sguardo di fede, lo sguardo pieno di fede nella parola del Signore, che gli permetteva di vedere Gesù proprio nel momento più triste, più drammatico della sua vita. Ed è da questo che nasce, per esempio, il perdono di Sant'Angelo di Licata dei martiri, uguale al perdono di Gesù per i suoi crocifissori. È da questo che nasce anche la parola che Stefano dice: non imputare a loro questo peccato, e cioè l'amore verso il prossimo. Per questo, proprio per questa profondità di contemplazione, arriva ben oltre le nostre forze. Ecco che questo angelo, Sant'Angelo di Licata, ci dia questa capacità di penetrazione della parola, per darci anche la capacità di comunione, di comunicazione vera, profonda. Dice uno scrittore moderno: noi non ci accorgiamo che non viviamo dall'interno del nostro cuore, dalle ricchezze del nostro cuore. Noi viviamo per reazione. Qualcuno ci dice una cosa e noi reagiamo come una molla che è tirata, poi scatta e risponde. Cioè non viviamo in profondità. E un altro mistico dice: già dall'antichità si diceva, anche i non cristiani dicevano: attendi a te stesso, fai attenzione alla tua vita interiore. Ma oggi come faccio a dire a qualcuno: fai attenzione alla vita interiore? Come faccio a dire a qualcuno: rientra in te stesso, se non sa nemmeno che ha una vita interiore? Ecco, preghiamo Sant'Angelo di liberarci da un male così grave, perché questo non ci impedisce di vivere in profondità la nostra esistenza davanti a Dio. In ultima analisi ci impedisce la felicità, perché la contemplazione è gusto di Dio, è gusto di sentire Lui sempre presente. E nell'Apocalisse Gesù dice: ecco, sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre io entrerò e cenerò con lui e lui con me. La familiarità con Gesù è il frutto della contemplazione, sentirlo presente, il cenare con lui come noi facciamo nell'Eucaristia.
Gesù ha detto che lui è il pane di vita eterna. Gesù è il nutrimento per la nostra esistenza. Gesù è anche il nutrimento della felicità che andiamo cercando.